Davanti a una bibliografia, come trovare i libri e gli articoli che servono a preparare un esame? La biblioteca e l'ufficio comunicazione della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna hanno pensato questa pillola video per aiutarti a leggere una bibliografia, riconoscere i diversi riferimenti bibliografici, usarli per ottenere in prestito dalla nostra biblioteca i documenti che cerchi. Cominciamo. Si chiama bibliografia un elenco sistematico di pubblicazioni orientate a uno scopo. La bibliografia d'esame è l'elenco dei documenti che il docente ritiene siano utili o necessari a maturare una competenza nella materia oggetto del corso. La bibliografia d'esame è presentata nel programma di ciascun corso. Ne fanno parte libri o loro parti, articoli e altri materiali, anche elettronici, descritti attraverso pochi dati essenziali, capaci di individuarli univocamente. Sono i riferimenti bibliografici. Vediamo alcuni esempi dalla bibliografia di un corso del primo anno di baccalaureato, Teologia Fondamentale 1. Come sapete, per raggiungere il programma si va nella pagina personale del docente, in questo caso il professor Mandreoli, si clicca su Didattica, si sceglie il corso di Teologia Fondamentale 1 e in fondo al programma si trova la bibliografia. Il primo riferimento bibliografico individua una monografia ed è piuttosto semplice da leggere. Si trova l'indicazione del cognome dell'autore, del titolo, dell'editore, del luogo e dell'anno di pubblicazione. Questi sono i dati da inserire sull'OPAC della biblioteca, nel portale BeWeb e nella sezione Beni Librari. Proviamo a farlo. Il portale BeWeb è il portale dei beni ecclesiastici, la vetrina che rende visibile il censimento sistematico del patrimonio storico, artistico, architettonico, archivistico e librario condotto dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici sui beni di loro proprietà. Visto che cerchiamo un libro, noi entriamo nella sezione dedicata ai beni librari, facendo clic qui. La pagina presenta una stringa di ricerca cosiddetta Google-like, ma noi ci dedichiamo subito alla ricerca avanzata per essere più precisi nell'interrogare il catalogo. La maschera del ricerca del catalogo mi propone diverse stringhe da riempire, almeno due è opportuno che siano riempite. Cerchiamo quindi il libro in bibliografia, il cui autore ha per cognome Theobald. Il titolo è La Rivelazione. Questo catalogo contiene oltre 6 milioni e mezzo di documenti, è quindi opportuno che limitiamo la ricerca ai documenti presenti nella nostra sola biblioteca. Possiamo aggiungere un filtro per regione, provincia e istituto, identificando la nostra biblioteca, o molto più rapidamente, per coloro che conoscono il codice che la identifica, usare il codice PBE11. Lanciamo la ricerca. La maschera di ricerca di BeWeb ci propone nella pagina successiva tutti i libri che corrispondono ai filtri che noi abbiamo impostato e che restano visibili nella parte superiore. Uno dei due, fortunatamente, è proprio quello che stiamo cercando, come ci confermano gli ulteriori dati che non avevamo inserito, ma che sono proprio quelli riportati da Mandreoli nella sua bibliografia. Di questo libro ci vengono riconfermate le informazioni sintetiche di identificazione e nella parte inferiore della pagina, in due successive etichette, le indicazioni per individuare le copie disponibili sul territorio italiano in questa rete di biblioteche o dettagli ulteriori che possono essere interessanti per approfondire. Andiamo a cercare la copia disponibile presso la nostra biblioteca o identificando la biblioteca nella tendina o avvicinandoci a Bologna nella cartina. Come vedete, gli indicatori possono essere verdi,
gialli o rossi. Gli indicatori verdi indicano i libri, le copie disponibili per il prestito. Gli indicatori gialli, le copie dei volumi che sono presenti in una biblioteca ecclesiastica ma che non fa parte di questo polo, di questa rete di biblioteche e per le quali è necessario verificare ulteriormente le condizioni di prestito. Gli indicatori rossi indicano invece le copie disponibili per sola consultazione. Torniamo alla nostra biblioteca, dove il libro è disponibile per il prestito, come ci dice il pop-up che si apre e che ci dà anche indicazione della collocazione precisa del punto della biblioteca nel quale si trova la copia che potremo chiedere in prestito. Gli iscritti alla biblioteca a questo punto possono prenotare il prestito cliccando qui, inserendo le loro credenziali e scegliendo una data nel calendario. Torniamo alla bibliografia di Mandreoli per vedere un ulteriore esempio. Un caso un po' insidioso in questa bibliografia è questo, che riporta un'indicazione di autore un po' misteriosa. C'è un titolo, c'è una ulteriore indicazione di responsabilità sui contenuti, che è del curatore, ci sono editore, luogo e data di pubblicazione, ma non abbiamo chiaro qual è il cognome dell'autore che dovremo cercare. Id al posto del nome dell'autore sta per idem e indica che l'autore di questo libro è lo stesso indicato nel riferimento bibliografico precedente. Ecco quindi i dati da cercare sul catalogo della biblioteca. Vediamo ora il caso di un volume che fa parte di un'opera in più volumi. Ecco l'indicazione del cognome dell'autore, il titolo dell'opera generale e il titolo del volume in particolare, l'editore, il luogo e l'anno di pubblicazione. Ogni volta che sia disponibile il titolo dell'opera e non solamente il numero del volume, è opportuno che sia questo il dato da inserire nella ricerca sull'OPAC online. Torniamo alle pagine personali dei docenti e in particolare ci spostiamo nella pagina del professor Marcheselli. Nella sezione didattica troviamo il corso di missione ed evangelizzazione nel Nuovo Testamento e nel programma è inclusa naturalmente la bibliografia. L'ultimo riferimento incluso in bibliografia riporta indicazione di due libri. Lo capisco dall'indicazione traduzione italiana che trovo in seconda riga e che mi dice che ci sono indicazioni per individuare sia l'edizione originale sia l'edizione in traduzione italiana. Leggendo poi i dati trovo indicazioni di autorità doppie e trovo anche titoli doppi. Si tratta infatti di un contributo contenuto in un'opera firmata, ma in questo caso curata, da più autori, come conferma anche la presenza del numero di pagine alle quali posso trovare il testo scelto dal professore. Il professore mi sta quindi indicando di leggere un contributo contenuto in una monografia. Dunque l'autorità rispetto ai contenuti, che resta uguale in entrambi i libri, è di Fitzmyer per il contributo e di Brown, Fitzmyer e Murphy per la curatela della pubblicazione nel suo complesso. Tutti gli altri dati cambiano a seconda che io voglia cercare il libro originale inglese o l'edizione italiana, che hanno diversi il titolo, sia del contributo che dell'opera in generale, l'editore e la data e il luogo di edizione. L'importante è ricordare che per trovare il contributo indicato dal professore non dobbiamo cercare autore e titolo del contributo, ma il libro che lo contiene. Per l'edizione italiana, per esempio, dobbiamo usare titolo e curatori della pubblicazione e non il titolo Teologia Paolina, che è titolo del contributo. Facciamo questa ricerca su BeWeb. Entriamo nella sezione Beni Librari, nella ricerca avanzata, e proviamo ad inserire uno dei curatori e il titolo del libro nel quale il contributo è contenuto. Infine mettiamo un filtro che identifichi la nostra biblioteca.
Il nuovo grande commentario biblico è presente nella nostra biblioteca. È curato da Brown, Fitzmyer e Murphy. Sembra proprio il libro individuato da Marcheselli, sebbene in una edizione precedente. Avviciniamoci a Bologna. Il puntatore presente su Bologna è rosso. Questo libro, infatti, è disponibile in sola consultazione. Si trova infatti nella sala di lettura ed, essendo un grande commentario biblico, è uno strumento considerato indispensabile sempre in sala. Potrò quindi anche in questo caso prenotarne la consultazione se sono iscritto al polo PBE o semplicemente telefonare o recarmi in biblioteca. L'ultimo esempio da questa bibliografia individua un articolo in una pubblicazione periodica, ossia una rivista. La preposizione in e l'indicazione delle pagine mettono subito in chiaro che l'autore e il titolo che le precedono non sono i dati da cercare, ma sono contenuti in qualcos'altro. Questo contenitore, però, non ha indicazione d'autore né informazioni sulla pubblicazione come editore, luogo e data, ma ha invece un titolo e un'indicazione numerica. Al posto di editore, luogo di edizione, c'è la stringa tipica delle pubblicazioni periodiche, cioè le riviste. Poiché possono cambiare editore nel tempo, le riviste vengono sempre identificate con almeno due di questi dati: annata o volume, contata a partire dal primo fascicolo uscito, anno di pubblicazione tra parentesi, numero del fascicolo, a volte in numeri romani. In questo caso, il fascicolo è uscito nel decimo anno dalla pubblicazione, nell'anno 2006. Per leggere l'articolo dovremo cercare il fascicolo che lo contiene. Questa rivista quindi va cercata con il titolo, l'anno di pubblicazione e l'annata a partire dalla prima di pubblicazione della rivista. Questa poi in particolare, che è la rivista di teologia dell'evangelizzazione, è disponibile in digitale per i nostri studenti sulla piattaforma EBSCO, ma questa è un'altra storia. Proviamo a cercare sul catalogo delle riviste, che come vedete non è lo stesso dei volumi, ACNP. L'Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici è organizzato in modo un po' diverso rispetto a BeWeb. Per prima cosa dobbiamo cercare il titolo della rivista. Ecco un caso un po' controverso. Appaiono infatti due riviste che sono evidentemente la stessa rivista, catalogate in modo diverso da diversi catalogatori, in un caso soltanto con il titolo esteso, ma con il numero seriale che identifica il periodico, e nell'altro caso invece con la sigla RTE e il titolo esteso e senza il numero periodico. Si tratta evidentemente della stessa rivista, inaugurata nello stesso anno. Possiamo allora scegliere quale dei due record consultare sulla base del numero delle biblioteche. A questo record si sono agganciate, descrivendo le proprie collezioni, più biblioteche, a questo meno. In ogni caso è opportuno controllarli entrambi. In questo caso specifico entriamo prima nel primo record, perché è qui che troviamo la collezione della biblioteca della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. È opportuno sempre controllare questa riga, che non a caso è stata messa in grassetto e che indica il posseduto e anche eventuali lacune. Per esempio, la biblioteca della Facoltà dell'Emilia Romagna possiede l'intera collezione dal 1997, mentre la Pontificia Università Salesiana possiede l'annata 2005 e poi dal 2015 ad oggi, ma ha delle lacune nel 2005 e quindi nemmeno quest'annata è considerabile intera. A questo punto per voi è possibile recarvi in biblioteca e chiedere copia del fascicolo per poterlo osservare. Se invece non avessimo il fascicolo che vi interessa, vi è possibile rivolgervi alla biblioteca per chiedere che ottenga da un'altra biblioteca una scansione dell'articolo che vi interessa. Riepilogando. Se ti chiedevi come trovare in biblioteca i testi per preparare l'esame, ora dovresti saper leggere una bibliografia riconoscendo il tipo di documenti fisici che indica, i dati da usare per cercarli,
i cataloghi nei quali si trovano. In ogni caso ti lasciamo qui un piccolo riepilogo, metti in pausa il video e controllalo. Ricorda anche che molte sono le risorse digitali completamente disponibili in full text sulle banche dati alle quali la facoltà dà accesso. Prima di salutarci, qualche breve informazione sulla Biblioteca della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, che conserva oltre 33.000 libri moderni accessibili dal Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche, come abbiamo visto, PBE, che si trova nel portale BeWeb, e da IQSBN. Possiede anche collezioni di oltre 400 testate di periodici, 113 delle quali attive, che sono catalogate sull'Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici. Fornisce anche servizi di reference, quindi di consulenza, di consultazione in sede, di riproduzione, di prestito e di document delivery. Sul sito della facoltà, in una sezione dedicata, trovi tutte le informazioni che riguardano la biblioteca. Speriamo che questo video ti sia utile e ti aspettiamo in biblioteca.